queste donne che sono tutte sante scelte per il fatto di essere martiri. Partiamo da sinistra e vediamo Santa Apollonia che regge in mano, oltre la palma, simbolo del martirio, anche una tenaglia nella quale c'è un dente, il dente strappato prima che venisse sottoposta al martirio, aspetta, nelle torture. Che con i nostri mezzi dobbiamo andare a zoomare, io voglio fare vedere proprio ai nostri telespettatori, eccolo lì, qui c'è il famoso dente di cui stai parlando, che viene tenuto dalla santa su una tenaglia, e così facciamo vedere esattamente. E cosa, che simbologia rappresenta il fatto che ci sia lei un dente? Era stata martirizzata strappandole i denti, e tutte queste sante che avevano subito violenze, torture, sofferenze in vita dovevano rappresentare la sublimazione del dolore, e infatti nei loro visi, nei loro sguardi, nei loro capelli, nei loro fisici non si nota la sofferenza, ma si nota la compostezza, l'eleganza, la virtù, la bellezza assoluta raggiunta attraverso la sofferenza. Poi nella devozione popolare tutte queste sante diventano le protettrici di quelle parti del corpo che a loro sono state lesionate. Si ha il mal di denti, si prega Santa Apollonia. Se ha un problema agli occhi, si prega Santa Lucia. Santa Lucia, che viene da sempre raffigurata con un libro sul quale regge i propri occhi, poiché venne martirizzata dopo aver subito l'accecamento. In una sorte così dura e così violenta aveva subito anche Sant'Agata, la prima santa laggiù, che su un piatto reca i suoi seni, quindi era stata martirizzata tramite... Eccola là, possiamo farla vedere? Cioè, come stiamo facendo, certo, tutto in presa diretta. La prima, eccola qua, sulla destra. Questa qui. Questa. Eccola. Ma intanto è bellissima, ma è il valore simbolico di quest'opera vuole essere... Cioè, il fatto che siano indicati... È un po' tutto comune. Il valore di queste sante è quello di ricordare alle monache che abitavano all'interno di questo monastero il valore estremo del sacrificio, il valore del martirio, il martirio che diventava portavoce di una purificazione, di una purezza, di una bellezza assoluta, e il sacrificio era quello richiesto alle monache di vivere una vita di clausura. In più, come simbolo di tutto questo viene scelta Santa Caterina, alla quale è dedicata nella parte dell'aula dei fedeli una cappella tutta per lei, e Santa Caterina è questa santa che vedete alle mie spalle, da sempre raffigurata con una ruota dentata che avrebbe dovuto maciullarne il corpo. Perché? Perché lei, promessa sposa di un re non convertitosi al cristianesimo, quindi pagano, rifiuta queste nozze e per questo viene condannata a morte attraverso un sistema di tortura terribile, che però fallisce perché viene salvata miracolosamente, lo vedremo dopo, nella sua cappella a lei dedicata, dall'arcangelo Michele, che ne salva la vita e distrugge la ruota che avrebbe dovuto maciullarla. Quindi la bellezza, l'eleganza, la delicatezza di queste sante uccise in modi estremamente violenti dovevano ricordare alle monache l'estremo sacrificio, la purezza e l'importanza della verginità, del dedicarsi e del votarsi a Dio. Ma per Bernardino